Ciao 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 a tutti, sono appena tornata da un giretto al mercato con i gemellini che sono qui là dentro nel loro recinto e mi guardano stupefatti pensando ma con chi starà parlando la nostra nonna? Perché tra le altre cose sono andata in posta a ritirare un pacchetto che mi è arrivato con posta raccomandata dall'Express e dovrebbe esserci qui dentro una palette sberluccicosa. Che ho provato a prendere perché costava davvero poco, come quasi tutte le cose in AliExpress. E siccome avevo già preso altre cose di make-up su AliExpress e non ho mai avuto problemi, mi sono lasciata tentare come una gazza ladra da questo sberluccichio. Speriamo che sia veramente uno sberluccichio. Qui vedete è confezionata molto bene la palette, c'è questa specie di cilindro di gomma piena d'aria. Oh, Topino, cosa che... Scusate, arrivo subito. Scusate, eccomi. C'è Davide che è il gemellino un po' più irruente che picchiava un giocattolo in testa al povero Marco, che è invece un po' più riservato. Allora, altra bustina di plastica e la palette si presenta così. Questa è la scatola. Praticamente glitter pressati, dice. E adesso andiamo a vedere com'è. Cercherò di farvi anche palette così e dentro sono proprio glitter, glitter, glitter. Devo stare attenta perché ne andranno ovunque. Togliamo la velina che copre le cialde e sono così. Sono davvero davvero sberluccicanti al massimo. Da usare con parsimonia perché a una certa età. Allora, proviamo subito il viola, uno dei due viola. Sono proprio glitter alla grande. Vediamo questo bronzo. Vediamo un po'. Oddio, non sono proprio. Ma adesso ho capito, questi non sono ombretti, sono proprio, come chiamarli? Tocchi di luce da aggiungere, credo, al trucco perché non hanno la coprenza e la consistenza di un ombretto, ma sono proprio solo glitter che secondo me vanno applicati picchiettando così sulla palpebra. O all'occorrenza, secondo me, anche sul corpo. Vediamo se dice qualcosa qua dietro. Applicare delicatamente con un pennello. E poi, ecco, poi dice, ecco, anche si possono applicare anche con leggeri tocchi delle dita. E da quello che capisco io d'inglese. E qua dietro sono pigmenti glitter, guardate, leggete qua. Dice 15 ultra pigmented glitter shadow. 15 shadow ombretti, forse è un po' esagerato chiamarli ombretti, glitter ultra pigmentati. Sono davvero ultra pigmentati. Ma secondo me non si possono usare come ombretti, ma solo davvero per dare un piccolo tocco di luce, perché sono troppo, troppo luccicanti, quindi da riservare alle grandi occasioni. Io non ricordo quanto ho pagato questa palette, mi sembra intorno ai 6 euro, se non vado errata, poi magari ve lo scrivo nell'info box. Ma comunque, vabbè, siccome io sono una raccoglitrice, collezionista compulsiva di palette, come immagino molte di voi e molte di noi, non potevo farmela mancare anche questa. Al massimo resta lì proprio appunto per le occasioni speciali. Vi faccio rivedere di nuovo i pigmenti. Sono 15 con varie sfumature e vedremo di farne un uso moderato.
vista anche la mia non verde età. Grazie per avermi seguito, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!